Festa in piazza, niente meno che sul palco della Torta dei Fieschi per la presentazione della squadra. Tornata in Serie D dopo un anno di esilio, la Lavagnese riaccende l'entusiasmo in città. L'allenatore sta modellando la sua rosa. Siamo una squadra ancora un po' da sistemare perché non siamo ancora in tanti, abbiamo delle buone potenzialità. Dobbiamo allenarci ancora bene perché ho fatto queste tre amichevoli con le tre squadre di Lega Pro che mi hanno fatto vedere qualcosa di buono, qualcosa da mettere a posto. Per adesso del percorso che abbiamo fatto sono soddisfatto. Nell'amichevole a Riboli contro il Sesti Levante, neopromossa in C, i bianconeri hanno perso 4-1. In gol tra i corsari D'Antoni, autore di una doppietta, poi Gala e Forte, Righetti per la Lavagnese. Prossimo impegno all'allenamento congiunto di sabato con la San Margheritese. Il 27 agosto squadra in campo per il turno preliminare di Coppa Italia, mentre pesano ancora alcune incertezze sul campionato. Non sappiamo ancora neanche il girone. Potrebbe essere là, mi dicono che potrebbe metterci nella qualche squadra toscana per dividere le corazzate che ci sono in Toscana, Livorno, Grosseto. Quindi io spero che qualche corazzata ci sia, almeno giochiamo in qualche campo dove è sempre bello giocare. Nel corso della presentazione è arrivato anche l'augurio del sindaco. Tenete la palla, state 0-0 il più possibile e fate un gol più degli avversari. Augurio che il presidente, alla guida della società da oltre 25 anni, si tiene ben stretto. Mi sembra che i ragazzi siano molto concentrati e tosti. I punti fermi sono rimasti. Praticamente solo due giocatori sono andati via, ma non per demerito, ma solo per motivi di età, perché purtroppo in Serie D invece di due fuori quota ce ne sono quattro, perciò abbiamo dovuto sopperire a quello.